L'estate agli sgoccioli, ma i fiori non finiscono mai di fiorire su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video dedicato ai fiori, una nuova tecnica per confezionarne di bellissimi. Oggi ricicleremo i collant, vedrete come con la licra dei collant vengano fuori dei fiori bellissimi per fare dei fermagli, dei cerchietti o anche delle bomboniere. Adesso spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare i nostri stupendi fiori con i collant. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri fiori con collant riciclati. Allora, ci occorrerà innanzitutto del fil di ferro. Io questo rocchetto l'ho preso da Tiger ad 1 euro ed è un fil di ferro sottile. È comodo da un certo punto di vista perché è facilmente malleabile e lavorabile. Da un altro punto di vista perde un po' la forma, quindi dovrete stare attenti ed essere bravi manualmente a ripristinare le forme desiderate. Io ve lo consiglio come grandezza perché è più semplice da chiudere e da ondeggiare rispetto a un fil di ferro più spesso, ma se volete delle forme più nette e certe, prendete un fil di ferro più spesso. Tutto questo preambolo per il fil di ferro, andiamo più spediti col resto dei materiali. Qualcosa che serva per fare delle forme tondeggianti, cioè il fil di ferro va avvolto a creare degli occhielli tondi. Io userò un mattarello in silicone che ha un diametro di circa 3 cm e il manico di un pelapatate che ha un diametro di circa 2 cm. Voi usate quello che avete a casa. Come vedete, io ho preso cose di uso comune proprio per farvi vedere che non bisogna avere chissà che cosa per poter creare. Un pochino di colla vinilica e un pennellino, quindi un cotone che abbia lo stesso colore del collant che abbiamo scelto e un collant da riciclare, ovviamente pulito. Quindi un paio di forbici e un pochino di glitter e poi, per rifinire il centro del fiore, degli strass o un bottone o una perla, quello che più desiderate. Cominciamo subito. Il nostro fiorellino sarà composto da 8 petali, 5 più grandi e 3 più piccoli. Andiamoli a fare insieme. Ci serviranno quindi il fil di ferro, naturalmente gli strumenti per tondeggiare il fil di ferro e un paio di forbici. Come prima cosa creiamoci l'occhiello. E allora arrotoliamo un pezzo di fil di ferro mettendolo così attorno al mattarello e roteiamo il mattarello fino a creare appunto una vite sotto che tenga ben in forma il nostro occhiello tondo. Fatto questo, tagliamo e il nostro primo telaio per il petalo è pronto. Facciamo 5 di questi occhielli e prendiamo il nostro secondo aggeggio per tondeggiare gli occhielli. E come per il primo facciamo la stessa identica cosa e creiamoci 3 occhielli, chiamiamoli così, di questa grandezza. Potete farli di qualunque grandezza, l'importante è che, vi faccio vedere, il primo e il secondo siano l'uno più piccolo dell'altro e si distanzino più o meno, diciamo così, di un centimetro l'uno dall'altro. Questo sarà, sì, più o meno di un centimetro l'uno dall'altro, quindi un diametro 3, un diametro 2, un diametro 4, un diametro 3 e via discorrendo. Fatevi 3 di questi piccolini. Fatto ciò, posiamo il fil di ferro e cominciamo a creare il nostro petalo vero e proprio. Prendiamo i nostri collant, tagliamoli in punta e voilà. Quindi prendiamo uno dei nostri occhielli, infiliamolo all'interno e tiriamo verso il basso, proprio lo foderiamo e tiriamo verso il basso la licra del collant. Ok? Così. Prendiamo il cotone e cominciamo ad arrotolare alla base di quello che appunto sarà un petalo, stando sempre attenti a tirare bene il cotone, quindi a creare proprio una strettoia molto decisa. Quindi
creiamo un occhiello alla fine e facciamo passare in mezzo il petalo un paio di volte a creare appunto due nodini, così. Quindi tirate, tirate, tirate fino a che il filo non si spezzerà. A questo punto tagliate i fili che sono in eccesso, quindi questo, e il collant alla radice del nodo. Quindi tutto il collant in eccesso. Tagliate delicatamente perché non dovete tagliare il fil di ferro. Il fil di ferro deve rimanere lungo per adesso. Ok, fate tutti i petali così, sia quelli grandi che quelli piccolini, quindi 5 di quelli grandi e 3 di quelli piccoli. Buon lavoro! Per far venire con poche grinze il vostro petalo vi faccio vedere come fare. Inserite, tenete dall'alto e tirate molto il collant verso il basso, quindi stringete all'estremità inferiore, così ci sarà poco gioco di piega. Cominciate subito ad arrotolare e via discorrendo come vi ho spiegato. Arrivati a questo punto, quello che avrete sarà questo. Prendete adesso il glitter, la Vinavil ed il pennellino, perché dobbiamo cominciare da subito a decorare i nostri fiorellini. Allora, per creare i petali intanto diamo la forma. Allunghiamo leggermente, li allargo così vedete, allunghiamo e pieghiamo un po' al centro, così. Ok? Allunghiamo e pieghiamo inserendo il dito in mezzo, così. E poi sistemiamo la forma. Allunghiamo, dito in mezzo e con medio e pollice pieghiamo e poi sistemiamo la forma, facciamole venire tutte un po' così a gocciolina. Allunghiamo, questo è il fiore basic, diciamo così. Poi se volete fare fiori più complessi lasciatemelo scritto tra i commenti, perché sarò felice di farveli vedere, ad esempio le rose che sono bellissime da fare e mi diverte tantissimo, quindi se volete vederle non vi annoia la cosa, lasciatemelo scritto tra i commenti. Io ho sempre paura di riproporre lo stesso argomento, quindi chiedo a voi se volete vederlo. E anche i tre fiorellini, i tre petalini piccoli sono pronti. Adesso prendiamo la Vinavil e il nostro glitter. Io uso un glitter argentato, voi potete usarlo di qualsiasi colore desideriate. E sporco leggermente le estremità del mio petalo, quindi tuffo nel glitter e voilà. A questo punto, dopo aver decorato, voi fate anche asciugare perfettamente i vostri petali. Io questo non posso farlo, se no facciamo notte, ma non importa, prendete i petali più piccoli, allineateli bene, così, e metteteli uno accanto all'altro a formare una corollina, così, fatta da tre fiorellini. Metteteli vicinissimi l'uno all'altro, così, e come abbiamo fatto prima, legateli fittamente tra di loro, in maniera molto, molto stretta. Legate bene, alla fine create il famigerato occhiello, fate passare il fiore in mezzo. E stringete fortissimo, ok? Forte, forte, forte. Adesso ad uno aggiungiamo tutti gli altri petalini, partendo dal mezzo, così vedete, tra un petalo e un altro ne inseriamo uno. E lo leghiamo nello stesso medesimo modo, occhiello,
e chiudiamo. Io ci vado così cauta perché ancora le mie punte sono fresche, quindi non vorrei rimanere senza il fiorellino decorato in apice. Quindi prendiamo un altro e mettiamolo accanto al precedente, così che si sovrappongano un pochino, ma non tantissimo, così, visto? E leghiamolo. Stringiamo forte. Continuiamo, non badiamo adesso alla forma del fiore perché è del tutto ininfluente, l'importante è che i petali si sovrappongano leggermente l'uno all'altro. Quindi l'ultimo a conclusione dovrebbe sovrapporsi ad entrambi i petali laterali. Ok, tagliamo il filo in eccesso e adesso decidete voi. Decidete se eliminare questi, allora in questo caso io li ho lasciati perché è più semplice tenere fermo il fiore, quindi in questo caso uscite ad uno gli spuntoni ed eliminateli, e questo fatelo se questo fiore vi serve per essere applicato magari su un fermaglietto come questo, no? E allora non servono tutti questi spuntoni. Se invece dovete fare un fiore lungo o un bouquet, vi consiglio di lasciare le anime in fil di ferro, perché tutte insieme poi annodate daranno anche il manichino del bouquet. Decidete voi, io adesso invece le andrò ad eliminare una ad una. Perfetto, arrivati a questo punto possiamo tranquillamente sistemare i petali del nostro fiorellino allargandoli uno per uno e dando una forma più o meno oblunga, insomma come preferiamo, all'interno. Per farlo diventare ancora più carino io metterò un piccolo strassettino grigio scuro, per dare comunque un punto luce, visto che questo fiore è molto molto scuro. Allargo bene il centro e posiziono, voilà, ve lo avvicino, il nostro fiorellino è pronto per essere applicato su qualunque cosa noi desideriamo. Allora, guardate, prendo un fermaglietto come questo, lo incollo con un po' di colla a caldo e guardate che diventa carino come regalino per una bimba, fare un paio di questi da mettere nei capelli per le serate più particolari di qualsiasi colore. Bene, adesso voi sbizzarrite la vostra creatività, fate i vostri fiori dei colori che più desiderate e naturalmente postatemeli sulla pagina Facebook di Arte per Te, in modo che io possa guardare le vostre creazioni e magari prenderne anche ispirazione, perché no? Adesso, se vi interessa proseguire, questo è proprio il modello base del fiore. Se vi interessa proseguire con questa tecnica, che a me pare bellissima, è anche un modo molto intelligente per riciclare dei collant che altrimenti butteremmo, fatemelo sapere, lasciatemi nel box info se fai altre creazioni, altri tipi di fiori, perché si possono fare tantissimi tipi di fiori, e io sarò lieta di farli insieme a voi. Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Che belli e che facili farli, bastano pochissimi materiali, poverissimi tra l'altro, e il gioco è fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che da oggi possiate confezionare tantissimi fiorellini, sono bellissimi anche con le calze bianche delle bimbe per fare i fiori magari per la prima comunione. Insomma, sbizzarrite la vostra creatività e fatemi vedere il prodotto della vostra creatività postandomelo sulla pagina Facebook, vi lascio il link qua sotto nel box informazioni. Io vi aspetto invece con le mie di foto su Instagram, il link lo trovate sempre qua sotto, e vi aspetto anche con le mie ricette, quelle di Gabriele su Due Cuori Una Cappa, e con le mie chiacchiere su Ombretta. Se il video vi è piaciuto mi raccomando regalatemi un bel pollice in su, tutto cerito, e noi ci vediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!
arrivederci, ciao!